Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci in onda, come detto prima della pausa delle 10.30, con noi in collegamento telefonico in questo momento c'è Matteo Salvini, segretario della Lega, e intanto ti saluto Matteo, ti ringrazio, buongiorno. Buongiorno a te Giulio, buongiorno a chi ci ascolta, cronache dalla quarantena. Ecco, come va? Quanti giorni mancano? Siamo a metà strada, quanto ho capito. Il tampone dovrebbe essere a mia disposizione sabato, e in caso di negatività si rimette faccia fuori. Però devo dirti che sto riuscendo a fare quello che nel normale lavoro d'ufficio fra Milano, Roma, Bruxelles non sempre si riesce a fare, quindi mettere ordine nelle mail, rispondere ai WhatsApp, fare telefonate in arretrato, recuperare dei dossier, chiamare tutti i ministri che serve chiamare, sentire alcuni ambasciatori, quindi trovo il modo di occupare la giornata, poi un occhio alle Olimpiadi, ovviamente da sportivo. Però oggi ad esempio ho sentito Giorgetti, ho sentito il sottosegretario Freni, ho sentito Giulia Bongiorno, ieri sera ho sentito l'ambasciatore ucraino, ho sentito i nostri europarlamentari, ci sono alcuni bei passi in avanti dal punto di vista economico per quello che è l'impegno della Lega al governo, primo fra tutti l'energia. Sì. Tu ricorderai che noi ossessivamente da mesi, all'inizio presi in giro da qualche politico e da qualche giornalista che diceva ma Salvini parla delle bollette, insomma non è da statisti parlare delle bollette, gli statisti parlano di politica internazionale, di legge elettorale, di grandi sistemi. Adesso tutti si sono accorti che il costo di luce e gas non è più sostenibile per le famiglie e per le imprese, e dai, grazie anche alle nostre insistenze, penso di essere riuscito a ottenere che entro pochi giorni, se non è il Consiglio dei Ministri di questa settimana, sarà quello di settimana prossima, ci sarà un sostanzioso importante intervento del governo di diversi miliardi di euro a sostegno di famiglie, piccole imprese, artigiani e commercianti che rischiano di vedersi staccare la luce e il gas. Perché il problema non sono solo le grandi aziende, il problema è che se un ristorante, un artigiano, un negozio non paga la luce e il gas, gliela staccano e quindi ha finito di lavorare. Quello che era una nostra preoccupazione, adesso ho visto che è stata condivisa da 5 Stelle, PD, Forza Italia e tutti quanti, bene, questo è il ruolo della Lega al governo, premere, insistere, proporre. E quindi io penso che nell'arco di pochi giorni, e questa è una buona notizia non per la Lega, ma per gli italiani in difficoltà, sia a casa che al lavoro, ci sarà un importante intervento per contrastare l'aumento delle bollette di luce e gas. Ecco, tu hai parlato di sostanzioso importante intervento. In termini quantitativi è possibile affrontare la situazione? Visto che qualche ministro ha detto proprio in termini di quantità non possiamo indebitarci per coprire queste esigenze. No, facciamo fallire le imprese e lasciamo al freddo le famiglie allora per non indebitarci. Quindi c'è qualche ministro che evidentemente vive in una realtà tutta sua. Non sto a dare cifre, però sicuramente oggi alcune interviste sui giornali da parte di esponenti del governo parlano di 4, 5, 6, 7 miliardi. A me il mezzo interessa poco, scostamento di bilancio, decreto urgente. A me interessa il fine è aiutare in questo mese di febbraio e poi a marzo famiglie, ma soprattutto imprese, piccole imprese, microimprese, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori in difficoltà a tener duro. E quindi conto che in Consiglio dei Ministri arrivi una proposta. Ho letto le parole del ministro Cingolani, che ringrazio per la sua autonomia di pensiero e per la sua concreta lucidità.
Qua, se non si aiuta l'Italia a superare questo aumento anche dal punto di vista del caro energia, altro che PNRR e altre riforme. Quindi se riusciamo a ottenere questo intervento nei prossimi giorni, diciamo che il nostro ruolo al governo prende forma, un senso, ma così come sul tema giustizia, oggi sì. L'intervista di Giulia Bongiorno che stimola il ministro della Giustizia a portare in Consiglio dei Ministri alcune riforme per cambiare il CSM, per evitare che i magistrati entrino in politica e poi tornino a fare i magistrati, quindi anche su quello la spinta della Lega e diciamo anche l'aiuto dei cittadini, perché ci sono i referendum che saranno al voto in primavera. Anche su questo il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe portare dei passi in avanti notevoli, anche le parole del presidente Mattarella sull'urgenza di riformare la giustizia ci danno ragione. Quindi se metti insieme il tema energia, il tema giustizia, il tema mascherine sì. E approccio al Covid, quindi via le mascherine all'aperto da settimana prossima, la fine dello stato d'emergenza prevista per il 31 marzo e il dibattito sul superamento del sistema Green Pass che ormai è abbastanza diffuso, fortunatamente senza ideologia, diciamo che gli sforzi vengono premiati. Quindi mi pare di capire, l'approccio all'azione di governo diventa più pragmatico, cioè più cose da fare e precise rispetto al pre-Quirinale, diciamo così, a prima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo sempre portato questo approccio, perché la Lega poi porta in Consiglio dei Ministri la voce di 800 sindaci, di 14 regioni, di tante associazioni. Diciamo che negli scorsi mesi il dibattito è stato quasi esclusivamente incentrato sul Covid, sulle misure, sulle chiusure, adesso fortunatamente sulle riaperture, quindi spazio per altri grandi provvedimenti non ce n'è stato. Ricordo gli 8 miliardi di taglio di tasse, di cui la Lega è stata protagonista, ricordo il salvataggio della flat tax fino a 65 mila euro di fatturato che è rimasto nella delega fiscale. Ricordo il grande lavoro del ministro Stefani sulle disabilità, quindi 27 milioni di euro per le famiglie con l'autismo, interventi per i non udenti, per i non vedenti, però il dibattito Covid, pandemia, chiusura, colori gialli, arancioni, rossi, ti ricorderai che occupava sì. quasi tutte le pagine dei giornali e quasi tutti i dossier nei consigli dei ministri. Un ritorno graduale alla normalità, che è nei fatti, che è nei numeri, che è nel calo dei ricoveri, permette sia alla Lega che al governo di occuparsi, ripeto, di economia, di energia, di giustizia, di flat tax, di ecobonus. Mi risulta che nel prossimo Consiglio dei Ministri anche questo, su forte spinta della Lega, una revisione dei limiti della cessione del credito che sta bloccando il settore edilizio e sta mettendo in difficoltà tante aziende, sarà all'ordine del giorno. E quindi evitare le truffe, sì, bloccare i furbetti dell'ecobonus, sì, però senza lasciare in sospeso tutte le aziende per bene, tutte le famiglie e i condomini che hanno cominciato dei lavori. Quindi se la pandemia verrà ridotta, quello che tutti speriamo possa essere ridotta, ecco che il dibattito torna sui temi economici e quotidiani, e su questo penso che la Lega sia assolutamente insuperabile. Ecco, da questo punto di vista, se posso rubarti ancora qualche minuto, tu hai citato il ministro certo. Cingolani, il quale in un'intervista pubblicata oggi sulla Stampa dice che i costi di un anno del caro energia superano gli incassi del recovery o PNRR, certo. I piani dei fondi europei. Su questo c'è anche un'importante appena uscita ricerca dell'Istat su un campione molto rappresentativo di imprese, quasi 1 milione. La stragrande maggioranza di questi imprenditori dice a noi il PNRR ci tocca poco, mentre al contrario il caro energia ci tocca moltissimo, a confermare le parole del ministro Cingolani. Dal PNRR, realisticamente, cosa ci dobbiamo attendere allora a sto punto? Interventi sulle infrastrutture. Quindi ferrovie, digitalizzazione della pubblica amministrazione,
interventi sulla logistica, sulle scuole, sulla parità di condizioni, quindi sulle energie rinnovabili e quant'altro. Però il sistema paese è un altro, cioè, il PNR è una parte del tutto, non è il tutto, quindi è per questo il ministro Cingolani ha ragione. Secondo gli studi di Confindustria il costo luce per le aziende italiane in questo 2022 sarà di 37 miliardi a fronte di un costo luce di 20 miliardi dell'anno scorso. Non occorre un laureato in matematica per capire che se in un anno dove il Covid, ahimè, ha ancora forti impatti e notevoli limitazioni, tu hai 17 miliardi da mettere a bilancio delle aziende italiane come maggiori oneri energetici, tu capisci che rischiano di saltare i bilanci di tante di queste aziende al di là del PNRR. Quindi benissimo il pragmatismo del ministro Cingolani, e quindi io spero che porti presto in Consiglio dei Ministri dei provvedimenti per una maggiore produzione di gas, estrazione di gas, ricerca e importazione di gas, perché il gas nella transizione ecologica dei prossimi anni sarà sempre comunque centrale. Gli ambientalisti radical chic che dicono no gas, poi vadano a spiegarlo ai verdi, al governo in Germania. Ricordo a me, a te, a chi ci ascolta, che la Germania è quella che fa più uso di carbone in tutto il continente, quasi un terzo dell'energia è prodotta a carbone, alla faccia dell'impatto ambientale. Quindi va bene muoversi sul gas, servono i rigassificatori fermi da troppo tempo per burocrazie e no ideologici, servono centri di stoccaggio, serve pompare più gas dall'estero, servono buoni rapporti con i paesi da cui arriva il gas, tra cui la Russia. Ad esempio ieri c'era un surreale titolo di Repubblica, l'avrei letto in rassegna stampa, Giulio Salvini tende la mano a Putin. Ma Salvini ha semplicemente detto quello che ha detto Draghi e quello che ha detto Macron. Evitiamo guerre e lavoriamo per un futuro di pace e di stabilità economica ed energetica. Quindi non significa fare gli interessi del proprio paese. E non, ormai c'è, se dici una roba di buon senso, o sei russofilo o sei russofobo, semplicemente lavorare per evitare guerre. Io ho sentito sia l'ambasciatore ucraino che l'ambasciatore russo. Non siamo al derby Milan-Inter, siamo in una situazione delicata dove giocare alla guerra è pericoloso e dove bisogna ciascuno metterci ogni energia per evitare un conflitto che poi per l'Italia sarebbe più disastroso che per altri, perché ovviamente noi non abbiamo il nucleare che ha la Francia o il carbone che ha la Germania, e quindi saremmo i più colpiti in assoluto. Però diciamo che non sono i titoli dei giornali contro di me, contro la Lega, che mi spaventano, ci siamo abituati da un trentennio, anche se ultimamente non so se è una mia impressione, Giulio, c'è un coro quasi unanime contro la Lega. Vuol dire che siamo nel giusto, se alcuni mezzi di informazione che dipendono da precisi interessi trovano nella Lega e in particolare in Salvini il colpevole di qualunque cosa accada, allora vuol dire che continuiamo a occuparci di vita reale. Io ho visto ieri c'era il ministro degli interni, la Morgese a Milano, sì, dove ormai gli episodi di criminalità sono fuori controllo, è riuscita a dire che però non bisogna incolpare l'immigrazione. Lascio a te ogni commento. È chiaro che ci sono dei delinquenti italiani all'opera, però ahimè gli episodi di cronaca nera risalenti a immigrati di prima o di seconda generazione sono all'ordine del giorno. E ricordo sottovoce al ministro, assurdo nell'assurdo, magari poi faccio un approfondimento, sì, come Radio Libertà, visto che su altri organi di informazione sento solo silenzio. Tu sai quanti sono stati gli espulsi fra i clandestini fermati e portati al centro per i rimpatri di Via Corelli a Milano nell'ultimo anno? No. Zero. Sai perché? Perché non fanno il tampone. Cioè noi siamo qua a inseguire gli italiani col Super Green Pass per andare dal tabaccaio, però non siamo in grado di espellere un clandestino che sia uno, e questo vuol dire che poi escono e tornano a delinquere, perché ormai hanno capito l'antifola, si rifiutano di fare il tampone, quindi non li puoi neanche imbarcare sull'aereo per riportarli a casa. Questo
accade sotto l'occhio vigile dell'attuale ministro dell'interno, però è un altro tema di cui ci occuperemo a brevissimo. Intanto, ecco, il tema che interessa e preoccupa gli italiani è quello della vita quotidiana, dei risparmi sul conto corrente, perché con un'inflazione che cresce al 5% anche il tuo stipendio a fine mese vale meno, il tuo carrello della spesa è meno pieno e i tuoi risparmi in banca valgono di meno. Quindi avere un decreto urgente sul tema energia nei prossimi giorni è fondamentale. E il problema è anche, vedi i dati dell'Ocse, ne abbiamo parlato stamattina in rassegna stampa, giusto appunto, che l'Italia dopo la Grecia è il paese in cui il potere d'acquisto è stato più ridotto negli ultimi 15 anni, quindi l'inflazione pesa di più anche per quello, le cose costano di più e tu guadagni di meno. Assolutamente, quindi una sforbiciata alla burocrazia che per le imprese e le famiglie è un onere ormai insostenibile. Siamo ancora in attesa di una profonda revisione del codice degli appalti, che ancora non c'è stata, siccome quando devono fare qualcosa ci dicono ce lo chiede l'Europa. Quindi la revisione del codice degli appalti ce lo chiede l'Europa e questa volta fa bene a chiedercelo, a differenza di altri temi. Quindi taglio della burocrazia e semplificazione fiscale nell'ottica della flat tax, dal nostro punto di vista, sono all'ordine del giorno. Il massimo sarebbe poi concludere il percorso di pace fiscale, sì, che avevamo cominciato come Lega al governo con rottamazioni e con un saldo e stralcio generalizzato sull'intero arretrato fiscale. C'è un magazzino fiscale, Giulio, di 900 miliardi di euro che teoricamente i cittadini dovrebbero allo Stato, che lo Stato non incasserà mai in un momento di difficoltà economica come questa, e quindi io ritengo sarebbe molto più saggio un'operazione di verità, di trasparenza, di giustizia e di pace fiscale. Mi dai una parte del dovuto e ti azzero le cartelle e ritorni a lavorare e avere un conto in banca. Ti confesso che con l'attuale maggioranza di governo occorre molto ottimismo. Noi ci proviamo, Noi ci proviamo, così come ci proviamo su altri fronti, e penso al tema dell'autonomia di cui ho parlato con Luca Zaia e Attilio, sì, Fontana. Sarà un anno da mettere a frutto, non per litigi fra partiti, ma per portare a chiusura alcuni dossier. Il dossier autonomia, che ormai è richiesto sostanzialmente a gran voce da tutte le regioni, perché significa maggiore responsabilità, intervento diretto degli enti locali e superamento delle lungaggini burocratiche statali, penso che possa essere giunto a buon punto. Ho parlato col ministro Gelmini, ne parlerò appena finita la quarantena col presidente Draghi. Io penso che sarebbe un bel segnale di futuro, di fiducia negli enti territoriali, di estensione delle responsabilità. Quindi non dispero e non escludo sul riuscire a chiudere il percorso dell'autonomia prima della fine della legislatura. Beh, hai messo in fila in questa conversazione di stamani una serie di punti programmatici e di governo, mi sembra che riempiono interamente quest'anno che ci separa dal 2023, dalle prossime politiche, no? Perché prendere i quattro capitoli che tu hai indicato come temi dell'azione di governo nel modo in cui l'hai descritta, mi sembra che ce ne sia abbastanza per impegnare il governo da qui al 23. Perché per fare queste cose è meglio essere dentro al governo che fuori. È chiaro che è un governo dove ci sono ministri che la pensano anni luce diversamente da me, da te, da noi su alcuni temi, però se porti a casa alcuni risultati sulle tasse, sulle bollette, sulla giustizia, sull'ambiente, sulle disabilità, sull'autonomia, li porti a casa se sei dentro in questo governo, non se sei fuori a inseguire quello che fanno gli altri. Quindi sono assolutamente determinato a raggiungere, se non tutti, almeno una parte di questi obiettivi. Allora, ti vorrei chiedere un paio di cose prima di salutarci. La prima ha a che fare col punto da cui siamo partiti, la giustizia. Oggi Giulia Bongiorno dice il CSM va demolito, se un edificio è diroccato non serve puntellarlo, va ricostruito da zero, e la legge elettorale del CSM è il sorteggio. Ovvero, le riforme devono essere incisive. Questo non toglie che ci sia il binario della riforma Cartabia e della riforma di governo, che sono due binari diversi, quelli del referendum che affronta in maniera così radicale
fiscale, come dice Buongiorno le questioni, e quello invece della riforma, che può andare nella stessa direzione. Tu la vedi così? E poi, seconda cosa, ti ha stupito quello che è stato anticipato oggi sui giornali del nuovo libro di Palamara e Sallusti, Logge e Lobby, nel quale si parla anche della disavventura giudiziaria e mediatica che è capitata a Luca Morisi? Ti ha stupito quello che racconta Palamara a Sallusti, o niente di nuovo sotto il sole, purtroppo? Cosa racconta Palamara Sallusti? Io stamattina sono dalle 8 impegnato in altri dossier, quindi mi sono però ormai non mi stupisco più di nulla in questo paese, perché pur di attaccare la Lega ho visto che ne hanno inventate di tutti i colori. Però te la faccio in sintesi, dice in sostanza: un fatto giudiziariamente irrilevante, come anche la magistratura inquirente all'epoca lo aveva definito, emerge dopo 2 mesi con un evidente scopo di colpire Salvini, perché dal punto di vista giudiziario c'era il nulla, ma apparati intermedi, e sono appunto l'oggetto del libro Logge e Lobby, e anche semplicemente inquirenti ai diversi livelli, hanno avuto l'input politico di portare alla luce la vicenda. Questo in estrema sintesi. E soprattutto qualsiasi fuga di notizie è tracciabile, ed essendo tracciabile si potrebbe ricostruire come è avvenuta, ma non lo si fa mai, perché oggi è lobby. Forse sarebbe gravissimo, perché si parla di attaccare in maniera premeditata, senza alcun fondamento giudiziario, un partito che governa questo paese. Questo è. Togliamo, sarebbe gravissimo se fosse accaduto in casa del PD o in casa dei 5 Stelle, per intenderci. Per attaccare un partito al governo di questo paese da parte di pezzi di Stato di questo paese, sfruttando le persone, sarebbe di una gravità inaudita. Talpe a orologeria le chiama il tempo oggi, che anticipa il capitolo. Talpe a orologeria. È per questo che spero che la Corte Costituzionale dia il via libera a tutti e 6 referendum sulla giustizia, perché dopo 30 anni, se non fossero il Parlamento o il Governo, potrebbe essere il popolo sovrano a fare la riforma che serve sulla giustizia, abrogando ovviamente alcune norme, perché ci sono i referendum purtroppo abrogativi, non ancora propositivi. Poi però il Parlamento avrebbe l'obbligo di riscrivere da capo le norme abrogate, quindi se tu approvi per referendum la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la riforma del CSM, l'abrogazione della legge Severino, la responsabilità civile diretta dei magistrati che sbagliano con dolo, insomma, mi sembra che un altro buon servizio al paese la Lega lo avrebbe fatto. Per quello che riguarda poi la politica in quanto tale, anche se per me la politica è soluzione dei problemi quotidiani, oltre che valori e ideali comuni, lavoro e lavorerò per tenere unito un rinnovato centrodestra che nelle ultime settimane si è dimostrato sfilacciato e litigioso. C'è gente che pensa solo al proprio interesse personale di partito. Io penso che il popolo di centrodestra, il popolo italiano, che non si riconosce in una sinistra tutto tasse, burocrazia e clandestini, abbia il diritto di essere rappresentato in maniera coerente e coordinata. Quindi coerente non vuol dire recuperando i primi Renzi o i primi Mastella lungo la via, perché è l'esatto contrario del mio intendere la coerenza e la politica, però superare interessi di parte e mettere in piedi qualcosa di grande. Io l'avevo chiamato Partito Repubblicano, sì, ma non sono affezionato ai nomi. La Lega ovviamente è parte fondante, è linfa, però io penso che la Lega, con la sua forza, con la sua storia, col suo patrimonio di militanti, di battaglie, di identità e di valori, possa e debba dar vita a qualcosa di grande che possa prendere per mano questo paese per i prossimi 30 anni, superando egoismi o beghe, anche perché se il centrodestra va diviso, l'abbiamo visto anche alle elezioni amministrative, semplicemente vincono gli altri. Abbiamo il dovere
su questo, farlo, quanto meno di provarlo. Io ci ho provato anche per l'elezione del Presidente della Repubblica, Giulio. Appunto, stavo chiedendoti questo. Cosa ne trai da quell'esperienza lì, da quella settimana lì, al netto? Tutto serve, di tutto faccio lezione, soprattutto quando le cose non vanno come avrei desiderato, ipotizzato, perché il mio obiettivo è di eleggere una donna a Presidente della Repubblica, la prima donna della storia della Repubblica Italiana al Quirinale, era un obiettivo possibile, raggiungibile. Il centrodestra si è diviso lungo il percorso e quindi c'è stato poco da fare. Poi ho trovato anche dall'altra parte interlocutori a sinistra non particolarmente affidabili, e quindi piuttosto che andare avanti ancora per giorni e giorni o fare un ritorno al passato, perché l'ipotesi Casini al Quirinale, con tutto il rispetto per la persona, che ricordo intervenne in aula quando c'erano i processi a mio carico con parole oneste e coraggiose, nonostante fosse stato eletto col PD a Bologna, quindi non è un giudizio personale, però il ritorno al pentapartito degli anni Ottanta non era esattamente quello che la Lega e l'Italia si aspettavano, e quindi a quel punto in quella mattina ho detto: tanto allora, piuttosto che andare avanti a dare questa pessima immagine di litigiosità e incoerenza, chiediamo un atto di generosità al presidente Mattarella, e così poi è andato. Però rivendico i tentativi fatti, non riusciti. Qualcuno che diceva sì alle 10 della mattina cambiava idea alle 10 di sera, però così va il mondo, mi serva da lezione, Giulio. Noi, d'altronde, noi a volte abbiamo nella generosità e nel senso di squadra un pregio, ma anche un difetto, a volte in politica, e quindi qua nel centrodestra c'è qualcuno che ha tradito, mi sembra chiaro ed evidente. Guardiamo oltre e ricostruiamo qualcosa di serio, che abbia le radici proiettate nel futuro con chi ci sta, senza obbligare nessuno. Se qualcuno vuole star da solo, se qualcuno vuole vincere o più probabilmente perdere da solo, per carità di Dio, libero di farlo. Noi abbiamo il dovere di offrire al popolo, che adesso si astiene, perché il popolo adesso, quando tu vedi i sondaggi, tu vedi che più della metà della gente dice non sa, non risponde, non mi interessa, me ne frego, andate a fan bagno. Sì. E quindi noi abbiamo il dovere di parlare a questa gente che, se ci si divide, si litiga e si perde tempo, sta a casa, comprensibilmente. E quindi recuperare orgoglio e senso di squadra, ma ripeto, proiettate non alle prossime elezioni politiche. Qua è chiaro che la stragrande maggioranza dei parlamentari in carica, esclusi quelli della Lega e pochi altri, nei prossimi mesi avrà come unico obiettivo la ricandidatura e la rielezione. Ecco, a me piacerebbe ragionare dei prossimi 30 anni, perché Giulio, tu lo dicevi, ci sono sullo scenario mondiale, fra Russia, Cina, Stati Uniti, calo demografico in Italia e esplosione demografica nel continente africano, sfruttamento degli esseri umani e tratta dell'immigrazione clandestina, costi dell'energia, scommesse ambientali, ci sono battaglie epocali, e quindi abbiamo il dovere di provare a farle e vincerle tutti insieme. Io su questo non cambierò mai idea. Se qualcuno invece nel centrodestra vuole star per suo conto oppure vuole tornare indietro al passato, libero di farlo. Io proverò con tutte le mie energie a offrire agli italiani in questo momento sfiduciati e che vivono con rassegnazione il PD, che perde sempre le elezioni ma poi trova sempre il modo di governare e condizionare i governi, ecco, un'alternativa seria per i prossimi 30 anni. Allora, ringrazio Matteo Salvini, buona giornata, buon lavoro, a presto. Grazie Giulio, grazie a te, grazie alla comunità di Radio Libertà, grazie agli ascoltatori. Uscito dalla quarantena, conto di tornarci anche fisicamente in presenza. Adesso torno a fare lo stalker con alcuni ministri sul tema energia, bollette, luce, gas, per arrivare a una soluzione il prima possibile. Beh, un dato di fatto, prima ne parlava nessuno, adesso il tema c'è, come no? Dai, chi la dura la vince. A presto, grazie a Matteo Salvini, buona giornata, buon lavoro. A voi. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci